Buongiorno, in attesa che si ricolleghi Paola, e questo è un rapporto, diciamo, che noi realizziamo con Union Camere da 11 anni, in collaborazione anche con Credito Sportivo, la Regione Marche, e è un rapporto che, diciamo, tiene insieme tantissime persone, quindi darei a questo punto inizio ai lavori, dando la parola al video dell'assessore Latini, che in qualche modo ci ha accompagnato nella stesura e nella realizzazione di questo rapporto. Un saluto a tutti, un ringraziamento alla Fondazione Simbola, al presidente Ermete Realacci, al segretario generale di Union Camere Giuseppe Tripoli e un saluto anche al ministro Franceschini che è presente in questa sessione importante. Io sono cultura. Ecco, io penso che raccogliere questi dati sia fondamentale per capire come influisce la cultura nello sviluppo del nostro paese, nello specifico nello sviluppo della Regione Marche, e da questi dati sicuramente possiamo trarre tanti vantaggi, come aggiustare il tiro quando magari le iniziative strategiche non sono del tutto funzionali, oppure anche capire quali sono le iniziative invece su cui dobbiamo puntare. Per quanto riguarda la Regione Marche, sappiamo che è una regione che ha un potenziale molto molto grande, ancora parzialmente inespresso, e come regione stiamo lavorando proprio su questo, per rilanciare il nostro territorio attraverso la cultura, ma anche attraverso il turismo. In merito a ciò abbiamo da poco portato avanti una proposta di legge che parla proprio di riqualificazione, di valorizzazione dei nostri borghi e dei centri storici che a nostro avviso sono la forza del nostro territorio. Sappiamo quanto abbiano sofferto questi territori perché ovviamente sono stati investiti prima di una crisi economica. Poi c'è stato il sisma, adesso la crisi pandemica. Quindi lo spopolamento di questi luoghi è uno dei temi che come Regione Marche ci siamo prefissati subito dopo il nostro insediamento come giunta. Ecco, e quindi questa è una proposta, per esempio, di legge, che mette in sinergia i vari settori, proprio perché bisogna fare rete per poter affrontare le sfide difficili. E questa sicuramente è una sfida importante e che tutti quanti noi abbiamo veramente a cuore di superare e di vincere. Questi borghi sono un po' l'emblema che caratterizza la nostra regione, perché sono dei luoghi magici, dei luoghi comunque importanti, con delle tradizioni che devono essere riscoperte, valorizzate. Quindi nella legge dei borghi ovviamente non si parla solamente di cultura, ma si parla di accoglienza attraverso la realizzazione dell'albergo diffuso in questi luoghi. Si parla di digitalizzazione perché poi questi luoghi devono essere accessibili da un punto di vista digitale per attrarre anche le nuove generazioni. Poi si parla anche di artigianato locale, come poter rilanciare anche questo settore. Ecco, sono tutte azioni trasversali che mettiamo in campo per far rinascere questi bellissimi luoghi. E lo facciamo, per esempio, per quanto riguarda la cultura, attraverso la promozione di un festival culturale incentrato proprio sui borghi. Hanno aderito tantissimi comuni e questo è un bellissimo segnale. E questo festival, per esempio, ci sarà a settembre. Ci sarà a settembre e da lì vedremo se saremo stati bravi anche da un punto di vista di comunicazione, perché il nostro obiettivo è quello di far conoscere questi luoghi attraverso la cultura. Quindi questo festival metterà in scena le storie, le tradizioni di questi luoghi. E quindi sappiamo che ognuno di questi luoghi nasconde una storia speciale e noi vogliamo riscoprirla.
attraverso rappresentazioni sceniche, ma non saranno solamente spettacoli teatrali nelle bellissime piazze di questi fantastici borghi, ma sarà una festa che poi coinvolgerà le associazioni culturali, che coinvolgerà gli studenti, che coinvolgerà tutto il tessuto socio-economico, perché poi verrà coinvolto tutta la parte enogastronomica, tutta la parte che riguarda l'artigianato locale. E quindi ecco, noi ci stiamo dirigendo verso questa direzione. È ovvio che questo lo possiamo fare, ecco, se si investe poi sinergicamente anche sugli altri settori. Questo noi vogliamo farlo per dare forza, per dare voce a questi luoghi, perché attraverso un unico cartellone ovviamente possiamo avere più incisività da un punto di vista di comunicazione e quindi molto sarà incentrato, ecco, sulla comunicazione di questo evento per far conoscere la nostra regione. I dati delle passate edizioni ci hanno dimostrato che le Marche si posizionano bene nella classifica dove la cultura crea valore aggiunto. E quindi noi ci crediamo veramente tantissimo, stiamo lavorando sodo, io ringrazio Simbola per il supporto che comunque ci porta, il contributo che comunque porta alla nostra regione, che ha tanto bisogno di essere messa in rilievo, ma soprattutto ha tanto bisogno di uscire fuori dal recinto. E questo, ecco, per esempio, lo facciamo anche attraverso la promozione dei nostri bellissimi teatri, perché dovete sapere, che la Regione Marche è una delle regioni che ha un numero di teatri superiore rispetto alle altre, è la regione con più teatri, al mondo, oserei dire, rispetto al numero degli abitanti e rispetto al numero dei comuni. Ha più teatri che in tutta l'Italia settentrionale. E questo sta a significare che la cultura è ben insita nelle radici dei marchigiani. Questi luoghi devono ritornare a vivere, ad essere il punto focale della comunità marchigiana, e questo lo facciamo anche attraverso il progetto Teatro in Comunità, come anche rilanciando il progetto Innova Teatri, dove si prevedono degli interventi strutturali di recupero dei teatri storici, ma anche di investimento sul rinnovo delle dotazioni tecniche e scenografiche di questi teatri. Ecco, proprio per questo motivo ci siamo presentati e proposti come regione dei teatri e quindi abbiamo avanzato questa proposta di candidatura all'UNESCO. Ecco, chiedo al ministro Franceschini di sostenerci in questo percorso perché sicuramente le istituzioni devono lavorare in sinergia per poter poi dopo essere efficaci sul territorio. Quindi spero presto che potremmo incontrarci di persona perché i progetti nelle Marche sono veramente tanti e sicuramente si può fare tantissimo. Quindi io vi ringrazio di questi dati che saranno sicuramente di grande valore e che ci potranno accompagnare nei percorsi che stiamo intraprendendo, nei percorsi culturali appunto che stiamo portando avanti come Regione Marche. Grazie. Grazie, grazie all'assessore. Chiedo scusa io per i problemi di connessione e stavo provando a dare un po' il contesto di questo rapporto, di questa iniziativa. Quale ruolo per la cultura e la bellezza in questa ripresa economica e sociale? Sono dati che ci parlano di nuovi posti di lavoro, di una ricchezza diretta. Si pensi però anche al tema dell'innovazione, rendendo i settori più competitivi. Cito tra gli altri, senz'altro, il tema del design e del Made in Italy. Il contesto di questa presentazione è sicuramente quello del New European Bauhaus, ma ricordando anche il binomio dell'ONU, creatività e sostenibilità, anche quello del Green New Deal e del Next Generation EU.
Proseguiamo quindi la nostra mattinata con un saluto di Barnaba Fornasetti che ha, diciamo, dopo questi primi 10 anni continua il rapporto, il sodalizio con Simbola e Union Camere per questo rapporto disegnando la copertina. Da 10 anni Fornasetti sceglie la copertina del rapporto Io sono cultura. E questa non è una scelta solo grafica, di art direction, ma una vera e propria comunione di intenti. Fornasetti, infatti, è un'impresa creativa e un attore culturale e ci accomuna l'interesse per la valorizzazione della cultura e della creatività. Questo è il motivo per cui sosteniamo questo bellissimo progetto e la pubblicazione di questo rapporto. Ogni anno definiamo l'immagine diversa della nostra iconica serie Tema e Variazione e ogni anno il volto femminile suggerisce un messaggio diverso. Per il 2021 è un volto tra le nubi, proprio a significare il clima di dubbio e incertezza, ma anche un orizzonte che si rischiara. Grazie, grazie per questo messaggio e per questa immagine che ci accompagnerà in questa presentazione. Domenico Strobotti, direttore di Simbola, presenta la ricerca. Abbiamo detto quali attività indagheremo, quali attività hanno sofferto maggiormente, il ruolo delle piattaforme digitali, la cultura come intrattenimento, quindi il tema del gaming, il ripensamento di alcune figure professionali. Questi alcuni dei grandi temi, ma Domenico, lascio a te la parola per raccontarci cos'è questo rapporto, cos'è questo Outlook sulla cultura nel 2021. Grazie Paola, come insomma, è stato detto precedentemente, questo è un viaggio che dura da 11 anni, che facciamo in collaborazione con Union Camere, proprio per sondare il valore della cultura, non solo come sistema di settori, diciamo, che genera valore in qualche modo diretto, ma anche l'impatto che la cultura ha complessivamente sul sistema produttivo nazionale. È un viaggio che facciamo con tantissime persone, ovviamente Union Camere, con cui noi insomma, ci lega un sodalizio importante anche in altri rapporti sul tema appunto della sostenibilità, della coesione, proprio a sottolineare il valore dell'Italia e diciamo, le specificità italiane che caratterizzano il nostro sistema produttivo, quindi la qualità vista come anche capacità di puntare su sostenibilità, capitale umano e anche cultura. Ma anche diciamo, la collaborazione di tantissimi soggetti, li vediamo qui elencati oltre 50, che da oltre 10 anni insieme a noi cercano insomma, di puntualmente ogni anno di darci un po' un'evoluzione di questo contesto culturale, che è un sistema molto fluido, molto dinamico, in cui effettivamente anche negli ultimi anni vediamo delle evoluzioni importanti. Quali sono le caratteristiche del rapporto? Come dicevo prima, restituisce annualmente il peso e il ruolo della cultura e della creatività nell'economia nazionale, non solo diretta, ma anche indiretta. Rende disponibili, quindi, grazie al lavoro importante di Union Camere, dati sul valore aggiunto, occupazione e imprese del sistema produttivo, culturale e creativo, che poi definiremo successivamente, evidenzia anche la capacità moltiplicativa, perché come vedremo la cultura non genera solo valore diretto, ma in qualche modo genera a monte, a valle, un impatto importante sull'economia nazionale. Poi analizza le principali caratteristiche dell'occupazione culturale e creativa, fornisce un quadro statistico anche territoriale, per cui grazie alle elaborazioni che noi ogni anno sviluppiamo è possibile capire anche il peso e l'evoluzione della cultura e della creatività nelle diverse economie regionali. Tutte queste, diciamo, set di informazioni quantitative poi trovano anche un fortissimo, un importante corredo anche di informazioni qualitative, oltre 23 approfondimenti settoriali che realizziamo con gli esperti, diciamo, che coinvolgiamo in tutte le nostre attività. Paola è una di queste per il settore dell'architettura, descrizioni che poi raccolgono anche tantissime case history, oltre 200, che evidenziano l'evoluzione, anche la dinamicità di un settore che ha tante fragilità, ma comunque, come vedremo, ha anche tanti elementi di dinamismo interessanti. Per entrare un po' nel cuore del rapporto, partiamo con la definizione del nostro perimetro di indagine. Noi definiamo quindi un sistema produttivo, culturale e creativo come un insieme di attività economiche formate da un core di attività composto da 7 macrodomini, che vedete qui elencati sulla destra, che vanno dal mondo della progettazione, quindi sono domini molto eterogenei se vediamo tra di loro, che vede l'architettura e il design, a quello della comunicazione,
e arrivando a quello dell'audiovisivo, della musica o dei software di videogame, che come vedremo successivamente sembra essere un settore estremamente dinamico negli ultimi anni. Abbiamo poi l'editoria, la stampa, le performing arts e poi tutto quel set di attività economiche che sono legate alla valorizzazione del patrimonio storico e, diciamo, contemporaneo e nazionale e non. E entrando nei numeri, diciamo, a questo, diciamo, cuore di attività economiche strettamente culturali e creative, da diversi anni andiamo anche a contabilizzare l'impatto che tutte le professioni culturali e creative hanno nei settori culturali non creativi. Questo è un fenomeno in atto in tutto il mondo, c'è cioè un'emigrazione di figure legate alla cultura, penso registi, architetti, designer, che migrano dai settori culturali verso altri settori dell'economia. Per stimare questo valore, proprio con Unioncamere e attraverso l'elaborazione dell'Abor Survey dell'Istat, possiamo, diciamo, quantificare non solo quante figure professionali della cultura lavorano fuori dai settori culturali e creativi, ma anche il loro impatto in termini economici. Da queste due dimensioni, quindi attività core e l'attività, diciamo, il valore generato da questi professionisti della cultura fuori dai settori culturali e creativi, abbiamo sostanzialmente definito il perimetro di indagine del nostro rapporto. Entrando nei numeri, complessivamente questo sistema produttivo culturale e creativo vede oltre un milione, circa 1,5 milioni di addetti, il settore più importante è quello dell'editoria con 195 mila, diciamo, unità al lavoro, segue quello di videogame e software, in cui ovviamente la componente software la fa da padrona rispetto a quella dei videogiochi, l'architettura e il design ha circa 150 mila unità al lavoro, comunicazione, vediamo 53 mila poi nel patrimonio storico-artistico. Questi numeri ovviamente comprendono non solo la parte privata, ma anche la componente pubblica e una quota del no profit, escluso il volontariato. Diversa invece è la classifica se vediamo il valore aggiunto generato dal sistema produttivo culturale e creativo. Complessivamente parliamo di 84,6 miliardi, parliamo del 5,7% dell'economia nazionale e vediamo che qui la classifica vede invece al primo posto la componente videogame e software, seguita da editoria e stampa, architettura e design e infine, insomma, vediamo patrimonio storico-artistico 2,5 miliardi. Per avere un po' un'idea, diciamo, del peso, vediamo che videogame, editoria, sulla destra, complessivamente spiegano il 50% del valore aggiunto complessivo del sistema produttivo culturale e creativo. E, ovviamente il perimetro fin qui descritto tiene conto solo delle attività economiche direttamente coinvolte dai temi della cultura e della creatività, ma questo insieme di imprese e istituzioni, tuttavia, esercita anche un effetto che va al di là dei settori. Questo, per esempio, sia a monte, pensiamo agli input della produzione, pensiamo alla produzione di abiti da scena, computer, macchine fotografiche che servono ai settori in qualche modo per poi generare prodotti e contenuti culturali, ma anche a valle, pensiamo per esempio a un evento che diciamo, attiva sicuramente trasporti, turismo e diciamo, altre attività di tipo commerciale. Ma anche più genericamente servizi alle imprese, consulenze amministrative e gestionali, servizi finanziari. Ecco, tutte queste attività che sono attivate a monte e valle determinano appunto un valore che diciamo, viene stimato dall'Istat, che appunto per la cultura attiva complessivamente, oltre gli 84,6 miliardi diretti, ulteriori 155,2 miliardi di euro. Questo, diciamo, complessivo, diciamo, è il valore generato dalla cultura diretto e indiretto che pari a 239,8 miliardi di euro nel 2020. Ovviamente un peso importante in nella generazione del valore è dato da alcune regioni, in particolare la Lombardia, che vediamo in prima posizione, e quella del Lazio in seconda, che diciamo, sono regioni che in termini di valore aggiunto, soprattutto diciamo, spiegano, per esempio la Lombardia, un quarto del valore aggiunto nazionale, con oltre 22,7 miliardi, e occupando oltre 340 mila lavoratori. E il Lazio è seconda in questa classifica, con 13,5 miliardi di euro e 190 mila lavoratori. Queste due regioni ovviamente hanno un peso anche in termini di percentuali. Questa è una mappa che abbiamo elaborato in cui si vede il peso del valore aggiunto sulle economie regionali, in cui vediamo ancora una volta come queste concentrazioni siano molto forti in quelle regioni in cui ci sono grandi centri metropolitani, pensiamo a Milano, pensiamo a Roma, pensiamo a Torino.
Un altro set di informazioni che viene indagato nel rapporto, come anticipato, è quello legato appunto all'occupazione. Vediamo in questo caso che nell'istogramma superiore che la quota di laureati nel sistema produttivo, culturale e creativo, nell'istogramma centrale, è pari al 43,3%, che cresce al 46% se vediamo la componente core, quella legata ai settori culturali e creativi. Un dato molto importante perché è quasi doppio rispetto al valore dei laureati, del tasso di laureati nel resto dell'economia. Diciamo, questa dinamica migliore rispetto, diciamo, al resto dell'economia l'abbiamo anche nel tema dei giovani, in cui l'incidenza degli occupati dai 24 ai 35 anni è del 20,1%, che cresce 21,9% nel core, rispetto a un 17,1% dell'economia nazionale. Andando a vedere anche il genere, vediamo che a livello anche diciamo, il sistema produttivo culturale creativo ha un tasso di presenza femminile che è inferiore rispetto all'economia nazionale, però andando nel dettaglio settoriale vediamo che in alcuni ambiti, come per esempio quello della comunicazione o quello per esempio delle performing arts o delle editorie stampa, la quota di presenza femminile supera nettamente la media nazionale. Entrando invece nell'ultimo dettaglio, diciamo, professionale, che è quello legato alla tipologia di impiego, vediamo che emerge nella differenza con l'economia nazionale una netta differenza tra le tipologie di impiego ed emerge come la quota di lavoratori dipendenti, quello che vediamo in bianco, sia nettamente inferiore rispetto a quella dell'economia nazionale, 64,3% rispetto al 75,%. Quindi proprio va quasi a connotare un tratto caratteristico di questo sistema che viene confermato se vediamo nel dettaglio settoriale. Qui vediamo appunto che in settori come l'architettura o il design, il tasso dei lavoratori autonomi addirittura raggiunge l'82,7%, oppure in settori come le performing arts o arti visive, in cui raggiunge il 66%. Cosa molto diversa è, per esempio, il settore della valorizzazione del patrimonio artistico, in cui la componente invece dipendente, questo è legato a una forte presenza della componente pubblica, è addirittura del 97,1% di dipendenti rispetto a una quota minima di autonomi. E accennavi Paola, diciamo, alla dinamica della cultura, se ne è parlato molto sulla stampa in questo periodo. Vediamo, questo è un doppio istogramma che mette in evidenza due dinamiche, le dinamiche, se vogliamo, quella pre-crisi e quella, diciamo, 2019-2020, quindi nel vivo della crisi, in cui vediamo che nel periodo 2018-2019 la cultura cresceva anche bene, tra l'altro in un periodo decennale, quello di analisi, insomma, che abbiamo con Unioncamere, e continuamente una crescita negli ultimi 10 anni continua. Ovviamente nell'ultimo anno questa crescita si è interrotta e vediamo che complessivamente in termini di valore aggiunto la cultura ha avuto un calo dell'8,1% medio, ma se andiamo a vedere i dettagli settoriali vediamo come settori come le performing arts e le arti visive hanno avuto degli importanti cali, addirittura del 26,3%, e anche un calo importante quello dell'editoria, in cui soprattutto la parte legata alla stampa, pensiamo a un calo del 13% di tutta l'editoria legata ai quotidiani, mentre, diciamo, per esempio in quel segmento cresce per esempio la vendita dei libri. Differente invece, per esempio, tutto il settore dei videogame, che vediamo che nonostante la crisi, spinta anche dall'incremento, diciamo, degli acquisti legati al digitale, cresce, l'unico settore a crescere nel periodo 2019-2020. Più contenuta invece la riduzione degli occupati, questo è anche grazie alle politiche messe in campo dal governo per arginare, diciamo, la perdita dei posti di lavoro, in cui vediamo qui un meno 3,5% che è complessivo medio del sistema produttivo, culturale e creativo. Ovviamente a livello territoriale ci sono differenze molto ampie, vediamo da riduzioni minime del core nel Piemonte del meno 7,7% fino a valori molto più bassi come il meno 13,2% del Molise. Ovviamente dietro questi numeri ci sono tante storie, ci sono ovviamente una
ci sono tante, fragilità che in qualche modo nella crisi sono state messe, sono state acutizzate, ma dentro queste fragilità che ovviamente hanno determinato un calo, che come abbiamo visto è un calo più importante rispetto a quello avuto dall'economia nazionale, sia in termini di valore aggiunto che di addetti, vediamo anche nelle analisi che abbiamo fatto anche tantissime dinamiche interessanti che in qualche modo potrebbero essere foriere di un cambiamento, di una trasformazione dentro i settori culturali e creativi. Innanzitutto quella della crescita del digitale, la pandemia, l'abbiamo visto, ha impresso un'accelerazione nell'impiego di piattaforme digitali. È chiaro che i soggetti più preparati, che da tempo avevano intrapreso un percorso verso il digitale, si sono trovati più pronti, gli altri in qualche modo hanno intrapreso un percorso, spesso anche con risultati che non hanno portato a buon fine. Però comunque il settore si sta in qualche modo orientando in maniera molto seria sul tema del digitale. Pensiamo, per esempio, vedremo a settembre il Super Salone, che sarà, se vogliamo, un primo match nella dimensione fisica della creatività, appunto, il più importante salone del design mondiale, che in qualche modo incontrerà anche la dimensione legata al digitale. Un secondo trend che abbiamo rilevato nelle analisi settoriali è quello del coinvolgimento delle comunità. Questo lo vediamo, a tutti i livelli, dal successo delle radio a chilometro zero, che stanno caratterizzando diversi territori nazionali, fino all'editoria che trovo ovviamente nelle biblioteche, un presidio importante di quartiere, no? L'abbiamo visto durante la pandemia quanto sono state importanti le librerie, fino a diventare addirittura un tema, quello delle comunità resilienti al centro del padiglione della Biennale di Architettura. Quindi le comunità diventano un oggetto interessante di analisi in qualche modo dell'industria culturale creativa. Insieme a questo c'è il tema dell'inclusività, inclusività non solo vista dal punto di vista territoriale, ma vista anche come un'inclusività di genere legata alle minoranze, e questo lo vediamo per esempio nella crescita, per esempio nei videogame oppure nella cinematografia di presenze legate a etnie, religioni diverse o sessualità diverse, che in qualche modo iniziano a popolare sempre più i diversi format, della cultura. Quello che emerge e accelera, questo è un processo che nella cultura è sempre in creatività, sono ambiti molto fluidi, è quello della contaminazione tra settori. Molto importante il fenomeno della voce, dell'audio che sta esplodendo, investendo soprattutto il mondo dell'editoria. Pensiamo agli audiolibri, lo scorso anno un italiano su due ha ascoltato un libro in cuffia, oppure questo fenomeno molto importante che sta avendo molto successo, quello delle visual radio, che lo scorso anno ha totalizzato complessivamente 19 milioni di ascoltatori durante l'arco dell'anno. C'è un tema anche di salute e sostenibilità, lo accennavi prima Paola, e sono temi sempre più centrali che incrociano i settori della cultura e della creatività. Salute, ne abbiamo parlato lo scorso anno con un approfondimento importante della professoressa Cicerchia, ma vediamo quest'anno un'accelerazione sui temi della sostenibilità che è trasversale rispetto a tutti gli ambiti della cultura. In particolare ovviamente investe settori come quello dell'architettura e del design, che oggi sono chiamati in primo piano a ripensare prodotti e servizi o città nella transizione ecologica. È chiaro che, tutte queste dinamiche che noi abbiamo rilevato nel rapporto potranno avere un consolidamento, una crescita importante, e grazie alle azioni del PNR, che qui semplicemente elenchiamo, e che possono consolidare questi segni, di novità e di innovazione, che possono in qualche modo consolidare e far superare al settore le proprie fragilità. Ne elenco alcuni, che sono appunto il tema degli investimenti nel patrimonio culturale per la prossima generazione, le strategie digitali che diventano, come abbiamo visto prima, un fattore chiave proprio per accrescere il potenziale e rafforzare complessivamente le industrie culturali creative. C'è un tema di rigenerazione dei piccoli borghi. Avremo a settembre un convegno nell'ambito del Seminario Estivo di Simbola e del Festival della Soft Economy dedicato proprio a approfondire questo aspetto. E c'è tutto un tema legato alle industrie culturali creative in temi di sostegno e di promozione dell'innovazione, del tema della sostenibilità complessivamente nel comparto. Ovviamente a questa strategia aggiunge anche quella della Commissione europea, che ha incluso il settore culturale e creativo tra gli ecosistemi prioritari
del mercato unico nell'ambito della nuova strategia industriale europea. E questo è un aspetto importante perché si vede come la cultura e la creatività non diventano più un silos a parte, diciamo, complementare rispetto al resto dell'economia, ma diventano un fattore chiave proprio per il rilancio industriale dello spazio europeo. E qui ovviamente, e vado a chiudere, sono insomma, qui i punti chiave che vanno a toccare sostanzialmente le diverse fragilità del settore. E lui identifica appunto negli investimenti, tratteggiando sostanzialmente una necessità di investire in maniera importante nell'incentivare e nel far crescere i settori culturali e creativi. C'è un tema di crescita digitale in tutti gli ambiti, perché il digitale non è solo strumentazione o prodotti finali, ma anche organizzazione complessiva delle imprese culturali e creative. C'è un tema di transizione ecologica, che specificatamente interessa il settore dell'edilizia, dell'architettura e del design. Mi ha fatto riferimento prima al nuovo Bauhaus, vuol dire come una nuova stagione in cui il mondo della creatività in qualche modo entra in campo proprio nel definire soluzioni attraverso il progetto per la transizione ecologica. Le piattaforme collaborative, aspetto fondamentale, mettere insieme soggetti in qualche modo e rafforzare il potere del network. Chiave ovviamente il tema delle competenze che devono diventare un po' l'elemento, tutto si baserà sulle nuove competenze nel settore culturale e creativo, non solo legato al tema del digitale, importantissimo, ma anche al tema delle competenze manageriali, cioè una capacità di far evolvere, diciamo, queste realtà culturali e creative sempre più verso forme organizzate di impresa in cui la dimensione anche di gestione diventa un fattore chiave. E infine il tema del diritto della proprietà intellettuale, che in qualche modo nel mondo digitale diventa un tema chiave, quello del riconoscimento del valore della produzione culturale creativa. Ecco, questi sono in sintesi diciamo, tutti gli elementi diciamo, che sono raccolti in un rapporto di oltre 200 pagine e che saranno disponibili alla fine della nostra presentazione sui siti di Union Camere e sui siti di Symbola. E niente, questo è il rapporto e passo poi la parola. Grazie, grazie Domenico, grazie per la mappatura che ci hai proposto, un vero beniame di questo rapporto che propone delle riflessioni, ma io direi anche è in realtà un set di informazioni di servizio per chi vuole guardare avanti, quindi per gli operatori della cultura, per i professionisti che vogliono innovare, diciamo partecipare a questa transizione in corso, anche culturale, quali sono le direttive, quali sono diciamo, le tendenze. Hai evidenziato il tema del digitale, quello dell'inclusione e quello dell'ibridazione, della contaminazione, una parola che è tornata spesso nel tuo racconto. Di nuovo grazie a Simbola Union Camere. Io lascio la parola a Ermete Realacci, per il presidente della Fondazione Simbola, per il primo intervento di commento di visione. Prego. Grazie Paola. Domenico ha fatto un ottimo lavoro nel sintetizzare appunto un rapporto di 230 pagine con tantissimi numeri e tantissime storie anche di imprese e di istituzioni che sono attive in questo campo. Io penso che questo rapporto, adesso ne approfitto anche per fare gli auguri di buon lavoro al neo presidente di Union Camere, Andrea Prete, che è stato appena eletto. Forse questa è una delle prime iniziative che fa, ma questo rapporto, diciamo che da 11 anni realizziamo Simbola Union Camere con tante collaborazioni, si è parlato prima della Regione Marche, del credito sportivo, di tantissimi esperti. È una maniera originale per leggere la forza del nostro paese. Adesso io utilizzo sempre una battuta del ministro Franceschini, che tanti anni fa disse che il Ministero dei Beni Culturali era il più importante ministero economico del paese. Beh, questo rapporto un po' lo conferma, anche in anni che sono stati difficilissimi. Domenico faceva vedere un po' i dati, si conferma che fra il cuore, diciamo, delle attività legate alla cultura e l'indotto, abbiamo 240 miliardi di euro circa di valore aggiunto prodotto e tantissima occupazione e tantissima in qualche maniera ricchezza. Che sforzo abbiamo fatto noi in questi anni? Abbiamo fatto lo sforzo di leggere le interconnessioni di questo mondo e di dargli anche una misura. C'è una frase di un grande scienziato, uno dei più grandi scienziati mondiali, direi, che era anche però un letterato di qualità, Galileo Galilei, che una volta ha detto: misura ciò che è misurabile, rendi misurabile ciò che non lo è.
È un lavoro che cerchiamo sempre di fare come simbolo e come Union Camere, e questo lavoro si incrocia però con un'attualità che ripropone la centralità di questo settore, di questa maniera di leggere il presente, il futuro e di leggere l'Italia. Io ho ancora negli occhi le immagini del G20 organizzato per la prima volta in Italia al Colosseo, straordinario, diciamo, biglietto da visita e progetto, diciamo, dell'Italia. La conferma che viene dai nuovi siti UNESCO che sono stati individuati nella loro varietà e nell'allargamento anche di siti esistenti, quest'anno consolida il primo posto, al secondo posto, insomma, praticamente appaiata, ma indietro c'è la Cina, e ci sono delle immagini e dei momenti che dicono dell'Italia molto più di tante lunghe relazioni. Io ho pensato a questo quando ho visto quelle immagini delle Olimpiadi, perché poi la fortuna conta nella vita, no? Il fatto che poi ci siano state due medaglie nell'atletica così importante, vinte così a poca distanza l'una dall'altra, sappiamo tutto di cosa si parla, dei 100 metri e del salto in alto, e che poi sono state interpretate spontaneamente da due giovani con quell'entusiasmo, con quella anche spregiudicatezza, io l'ho visto come un formidabile spot per i cromosomi antichi del nostro paese. No? Questo spot è rappresentato poi in misura straordinaria dalla nostra capacità di produrre bellezza. Io lo citava già Domenico, io penso che uno dei veri segnali della ripresa, peraltro già in atto nel nostro paese, sarà il Salone del Mobile, che avviene in un formato diverso quest'anno, viene fatto assieme alla Triennale di Milano, è cambiata anche la guida del Salone del Mobile e il presidente Feltrin ha indicato in Maria Porro la guida del Salone del Mobile. Sappiamo che sarà un Salone del Mobile fin da quest'anno, ma ancor più in futuro, ancor più orientato alla qualità, alla bellezza e alla sostenibilità. Perché questa è la frontiera del futuro e sarà un tipico caso italiano in cui la forza delle nostre produzioni di qualità, ricordiamoci che l'Italia è il terzo paese per surplus nell'export del legno arredo, no? La forza del nostro export deriva in misura enorme dall'innovazione, dalla bellezza, dal design. E quindi quel ragionamento, quel riferimento che tu Paola e anche Domenico avete fatto alla Bauhaus vede l'Italia come protagonista, no? Cos'era la Bauhaus se non un'applicazione di criteri estetici agli oggetti, all'innovazione anche tecnologica, e non a caso la von der Leyen ha messo in relazione questa Bauhaus per l'appunto con la sfida della transizione verde. La Bauhaus che ha in mente l'Unione Europea è una Bauhaus, se vogliamo, di accompagnamento al Green New Deal, di accompagnamento al Next Generation EU, no? E in questa Bauhaus noi ci stiamo fino in fondo. Ci stiamo fino in fondo e questo interroga un po' tutti noi, tutti i settori. Lo diceva di nuovo Domenico. Noi oggi abbiamo avuto un piccolo incidente di percorso con il ritardo di cui ci scusiamo, no? Ma tutti sappiamo che i webinar ci costringono, anche i webinar, non solo il linguaggio, ci costringono a cambiare modo di essere, a cambiare anche modo di confrontarsi. Utilizzare i webinar come se fossero un vecchio convegno è peggio del dibattito sulla corazzata Potionkin di Fantozzi, diciamo, ecco, bisogna cambiare maniera di affrontare temi anche nuovi, ma senza perdere i nostri cromosomi antichi. Questo vale in misura forte anche per la partita della crisi climatica. Mi sembra che Dario Franceschini in più di un'intervista mi abbia ricordato l'importanza della cultura in questa sfida. Lo è trasversalmente, lo è per tutto, lo è anche, aggiungo, perché noi dobbiamo accelerare fortemente, per esempio sulle rinnovabili, dobbiamo farlo e farlo presto. Chi non si muove in questa direzione e magari poi vuole dire che Greta ha ragione, mente sapendo di mentire, no? Però dobbiamo farlo scommettendo sulla bellezza, che è stato sempre il segno dell'Italia. Molte delle cose che noi oggi consideriamo
orgoglio nazionale che il mondo considera come patrimonio nazionale sono nate per far fronte a domande che non erano estetiche, ma l'estetica e la bellezza le hanno in qualche maniera rese quello che sono. Lo stesso Colosseo non era nato per fare, diciamo, mostre espositive, no? E lo stesso vale per tanti dei nostri centri storici, del nostro paesaggio, che sono figli di esigenze che sono state però interpretate in una maniera che il mondo ha reso, che il mondo ammira e che sono una polizza di assicurazione per il futuro. In questo, e il ministro Franceschini sarà anche protagonista dell'appuntamento di cui parlava prima Domenico sui borghi e sui territori, no? A me ha fatto molto piacere che, per esempio, il Ministero dei Beni Culturali abbia fatto inserire, se non sbaglio, 1 miliardo di euro più una serie di altri finanziamenti sulla partita dei borghi. È una battaglia antica, anche personale, ma anche del ministro Franceschini, quando la legge sui piccoli comuni approvata era stata firmata anche da Dario. Ma è una delle cose che sta crescendo in maniera fortissima. Questa pandemia e l'utilizzo maggiore delle nuove tecnologie e il nuovo spazio dell'Italia ci fa capire come il tema dei piccoli comuni, ma questo lo dico anche guardando Andrea, diciamo, Andrea Brede, questo vale anche per le piccole imprese in molti aspetti, cioè le cose che sono state considerate elementi di debolezza dell'Italia, se ben interpretate, sono invece degli straordinari punti di forza. Allora, questa spinta, diciamo, a affrontare le sfide che abbiamo davanti, secondo i criteri che l'Europa ha detto, coesione, inclusione e quindi anche sanità, transizione verde e digitale, in questo rapporto trovo una conferma del fatto che l'Italia ha le carte in regola, diciamo, per andare in questa direzione e lo può fare proprio perché recupera un suo modo di essere antico. Noi abbiamo messo nell'introduzione del rapporto, in apertura del rapporto, una frase di Galbraith. Galbraith era un grande economista keynesiano, chiamava l'Italia, ma ha scritto più volte un'analisi o pezzi su come la rinascita dell'Italia nel dopoguerra, in cui insomma ci distrugge anche più del necessario, diciamo, nel descrivere i nostri difetti. Ma in questo brano, che troverete appunto scaricandolo dai siti di Simbola o di Union Camere, lui dice come ha fatto l'Italia, descrive tutti i nostri limiti e poi dice: ha potuto farlo perché gli italiani sono capaci di tradurre negli oggetti la bellezza delle loro città, no? E questo, la cultura, l'estetica, sono un fattore che diventerà sempre più importante nell'economia del futuro. Questo rapporto dimostra che questo fattore è importante già adesso e che attraverso questo possiamo rafforzare un'economia a misura d'uomo, come dice il manifesto di Assisi, e affrontare non solo la crisi prodotta dalla pandemia, ma anche la crisi climatica. Grazie, grazie Ermete Realacci e passo subito la parola a Andrea Prete, neopresidente di Union Camere, per il suo commento. Abbiamo visto dati, storie, cosa significa per voi questo rapporto e quali sono i prossimi passi, i prossimi impegni. Tanto saluto tutti coloro che partecipano, anche i collegati. Saluto ovviamente il signor Ministro, l'amico Ermete. L'altro giorno abbiamo avuto un'occasione di scambiare qualche parola dal vivo. E ovviamente io sono neofita, sono stato eletto 2 settimane fa alla presidenza dell'Unione Camere, ma sicuramente eredito questo rapporto storico con Simbola, ormai siamo all'11º rapporto sulla cultura e sull'industria culturale, ed è un'eredità a cui tengo moltissimo. L'ho seguita anche da vicepresidente nel passato, perché credo che Simbola, mai come ora, abbia centrato e abbia i temi che ha sempre portato avanti al centro dell'attenzione, diciamo, di tutti coloro che oggi guardano al cambiamento. Stiamo vivendo un periodo straordinario di cambiamento, purtroppo frutto di una situazione drammatica come quella pandemica, però in questo mondo e in questo scenario bisogna cogliere delle grandi occasioni. I numeri che il direttore di Simbola ci raccontava poc'anzi sono numeri significativi, che danno anche, i numeri servono sempre, perché i numeri danno peso alle cose, fanno capire la dimensione.
Quindi parlare di 85 miliardi di PIL diretto e che arrivano a 250 miliardi con l'indotto fanno capire quanto sia significativo questo settore, quanto sia importante quest'area in cui ci si cimenta. Tra l'altro con 1,5 milioni di occupati, con una percentuale solo per quello che riguarda il PIL diretto del 5,7% rispetto al PIL globale e con la possibilità anche solo sul moltiplicatore immediato di 1,8 di arrivare a oltre 100 miliardi, 150 miliardi circa per quello che riguarda il PIL più o meno non dell'indotto, ma quello più diciamo nella cerchia più stretta. Quindi sono numeri assolutamente importanti. Numeri che rappresentano ovviamente che sono stati anche mortificati, diciamo, dal momento pandemico, ma che io supererei perché il meno 8% oppure i numeri che sono più pesanti per alcune aree del paese rispetto ad altre, io su questo un attimino sorvolerei. Ovviamente tengo a sottolineare l'arretramento del mezzogiorno anche in questo ambito, perché fondamentalmente diciamo che il peso dell'industria culturale del mezzogiorno oggettivamente è molto ridotto. Io devo dire che nella mia esperienza di presidente della Camera di Commercio di Salerno, già da tempo, dato che nelle mission del sistema camerale c'era la promozione del turismo e della cultura, mi ero attivato con delle iniziative che sono state veramente straordinarie. Io ne voglio citare due perché tra l'altro l'industria culturale porta anche ad emozionarsi, cosa che non tutte le attività manifatturiere sono capaci di fare. E abbiamo fatto degli eventi di promozione per il turismo del nostro territorio, nell'area della provincia di Salerno, dando dei voucher gratuiti tramite gli albergatori a chi volesse partecipare a delle iniziative. E ne ricordo due in particolare, perché furono di grandissima successione. Nel 2018 un concerto ai templi di Paestum del compianto maestro Ezio Bosso, dove c'erano 4.000 persone sedute per terra e non volava una mosca, non si è sentito un trillo di un telefonino, e con un'emozione profonda, che ricordo che il maestro Bosso assistette a una sua telefonata alla sua compagna, in cui gli disse: "Mi dispiace che non ci sei perché stasera ho provato una delle emozioni più forti della mia carriera", proprio perché dirigere l'orchestra con lo scenario dei templi di Paestum alle spalle, vi assicuro che è un'emozione fortissima. Emozione che abbiamo replicato l'anno scorso col maestro Muti, che abbiamo avuto ospite sempre promosso dalla Camera di Commercio di Salerno, ai templi di Paestum. E pensate che c'era questo scenario, lui che suonava con il Tempio di Nettuno alle spalle. A un certo punto, durante la prova generale, lui mentre dirigeva, ha visto la luna che attraversava, diciamo, le colonne del Tempio, ha fermato la prova generale e ha fatto vedere a tutti gli allievi dell'orchestra Cherubina, li faceva passare sul suo podio per fargli ammirare uno spettacolo visivo straordinario. Dico queste cose perché la capacità di emozionarci, la capacità di capire che questo sistema culturale, turistico nel suo complesso, del no nostro paese, è una vera forza. Noi abbiamo davanti una grandissima possibilità, anche perché indiscutibilmente molte nostre attività manifatturiere sono destinate a subire sempre più la crisi dovuta alla forte competizione dei mercati, soprattutto su prodotti che possono essere realizzati in altre aree del mondo a costi più bassi. Bene, noi secondo me dobbiamo puntare sempre di più su queste leve che abbiamo di univocità. Io ricordo che il ministro Franceschini ha partecipato nel 2016 all'insediamento del presidente Boccia di Confindustria insieme al ministro Calenda. Fu una prima volta perché intravedemmo che non era solo il ministro dello sviluppo economico che tradizionalmente presenzia l'assemblea di Confindustria, ma fu dato ovviamente atto che l'industria culturale e turistica, e il ministro credo se lo ricorderà, è sicuramente un valore straordinario per creare ricchezza nel nostro paese. Io credo che in questo contesto noi come sistema camerale possiamo sicuramente giocare la nostra parte, al di là della collaborazione con Simbola, ma perché siamo fortemente radicati sul territorio e interpretiamo le esigenze delle piccole imprese e soprattutto possiamo anche avere l'opportunità di indirizzare le imprese verso ambiti nei quali finora si sono poco cimentate. E quindi io credo che noi come sistema, tra l'altro, siamo impegnati, come sapete, su temi che ci coinvolgono anche in vista del PNRR, perché la digitalizzazione nel sistema camerale è partita da anni,
si è rafforzata negli ultimi anni con la creazione dei punti impresa digitale, che già da 4 anni esistono nelle varie camere di commercio. Stiamo puntando, già l'abbiamo fatto nel passato, sulla sostenibilità, tema caro ovviamente alla Commissione europea, ma caro a Simbola, ma caro a tutti noi che abbiamo capito che la trasformazione ecologica è un'esigenza di cui che apprendiamo con ormai maturità, nella sostanza è entrato nel DNA della percezione di come vivere bene il mondo che abitiamo. C'è un problema che ci dà un ulteriore input sul turismo e anche qui credo che possiamo fare il nostro ruolo. Io colgo solo l'occasione, visto che ho il piacere di avere interloquire col ministro, di dire che il sistema camerale è veramente al servizio del governo del paese. Ovviamente siamo in una fase ancora transitoria per una riforma che non è del tutto compiuta e sulla quale stiamo assistendo a dei colpi di coda. Io mi riferisco, signor Ministro, a quello che è accaduto l'altro giorno in Parlamento con l'approvazione di un emendamento inserito, tra l'altro, nel decreto semplificazioni, tra l'altro stigmatizzato dal Capo dello Stato, che ha detto che non si usano questi decreti di urgenza per inserire qualsiasi cosa. Il Capo dello Stato ha citato quello che era successo sulle Camere siciliane, dove praticamente si è di fatti rotto un apparentamento per fare una Camera che è di fatto un aborto che va da Trapani a Siracusa. Ora il tema è caro a molti, però io non vorrei che le Camere fossero usate per fare politica sui territori. Noi abbiamo con fatica oggi 52 Camere che hanno completato l'iter, dobbiamo arrivare a 60, ce ne sono 3 o 4 che ancora in qualche maniera tendono a difendere l'autonomia delle singole province. E in questo caso anche molti parlamentari in qualche maniera hanno preso subito lo spunto da quello che è capitato in Sicilia per rimettere in qualche maniera in discussione la riforma. Ora, nessuno è appassionato, per carità, questa riforma probabilmente è partita male, è stata come dire, metabolizzata e digerita, però onestamente dare poi torto a coloro che hanno seguito la legge da subito e ragione a chi sbatte i piedi alla fine, onestamente mi pare un po', non mi sembra molto corretto. E su questo noi veramente dobbiamo invitare tutti perché crediamo che il sistema camerale possa svolgere una funzione importante, lo sappiamo, conosciamo le nostre potenzialità. Credo che questa riforma prima la portiamo a termine definitivamente e meno diventi un fastidio, un problema per l'intera, diciamo anche per chi governa questo paese. Io ho approfittato di questa ultima parte dell'intervento, ma non potevo farne a meno, rappresentando il sistema delle Camere di Commercio, di trasmettere il disagio che stiamo vivendo nel momento in cui comunque vogliamo essere a fianco di tutte le iniziative, quelle culturali e tutte quelle che ambientali, di digitalizzazione, che questo paese ha bisogno. Grazie. Grazie, grazie Presidente. E, passando quindi la parola al Ministro, riepilogo alcuni temi. Abbiamo parlato del recente G20 e l'orizzonte del Piano Nazionale del PNRR che diciamo è sul nostro tavolo, nelle nostre aspettative. E abbiamo parlato di transizione ecologica digitale, ma forse proprio la transizione culturale è in qualche modo quel legame, quella leva per portare quella qualità e bellezza di cui parlava Ermete. Io faccio solo un accenno. Si parla di intrattenimento, libri. Penso all'architettura e al suo lavoro in corso da anni sul tema della legge dell'architettura, quindi anche per portarci su qualcosa di concreto, non tanto come una legge per gli architetti, ma proprio per il paese, per la bellezza di cui si parlava. Quindi non so se posso chiedere una riflessione in generale, poi se ha tre sue priorità che ci vuole raccontare nei prossimi anni, anche facendo leva sul prossimo anno, scusi, facendo leva su questi dati, su queste storie che Simbro e Union Camere oggi ci hanno raccolto e presentato. Prego, Ministro, la ringrazio in anticipo. Grazie a voi, veramente un'altra volta, un altro anno, ormai è una ricorrenza obbligata, piacevole anche per me. Grazie a Simbola, grazie a Union Camere per aver indicato per tempo una strada e poi averla seguita tenacemente come è avvenuto in questi anni. Ermete ricordava quando nel 2014, nel primo mandato del Ministro della Cultura, io dissi quella frase:
mi sento chiamato a guidare il ministero economico più importante del paese. Sembrava una forzatura, in realtà era frutto del lavoro fatto negli anni precedenti con un simbolo, con tante iniziative che indicavano una strada inascoltati, cioè la consapevolezza che gli investimenti in cultura in Italia non sono soltanto l'adempimento di un dovere costituzionale, ma sono anche una grande opportunità di crescita, di sviluppo economico, di crescita sostenibile. È quello che poi un po' è avvenuto, pensando a quante cose sono cambiate rispetto a una marginalità rassegnata, via via nel tempo si è acquisita una nuova centralità degli investimenti in cultura, che è il frutto del lavoro fatto da chi ha spinto in questa direzione, per i numeri che un'altra volta, anche quest'anno il rapporto di Serve è molto utile per dimostrare con la forza dei numeri quanto sia importante per questo settore investire, crescere per tutta l'economia del paese. E io credo che tutto questo diventi ancora più attuale dopo il lungo attraversamento del deserto della pandemia, in cui si è capito, primo, quanto è utile l'intervento del pubblico per sostenere, c'è quel dato molto importante che differenzia tra la minor capacità produttiva, ma un minor calo dell'occupazione, che è frutto degli interventi che lo Stato ha voluto mettere in atto, come è stato dato atto dal direttore, per sostenere il settore, con ammortizzatori sociali che non c'erano, con interventi dei diversi settori della cultura che sono andati ad aggiungersi a quelli universali di sostegno alle imprese o alle persone. Mi pare che sempre le grandi crisi portano grandi problemi, ma creano anche nuove opportunità. Mi pare che si sia capito che sia arrivato a molti decisori e decisori politici lontani dai temi della cultura, si sia capito maggiormente cosa vuol dire un'Italia senza cultura. Quando abbiamo visto le nostre città con i teatri chiusi, i cinema chiusi, senza musica nelle piazze, nei concerti, nell'estate, si è capito esattamente cosa vuol dire in termini di minore attrattività. Quindi questo ha portato e porterà, credo, in modo stabile, quindi non, spero, non più legato alla presenza delle persone fisiche o al colore delle maggioranze di governo, che l'investimento in cultura è una delle priorità per l'Italia, proprio per lo sviluppo dei prossimi anni, soprattutto quando si parla di crescita sostenibile, di modelli di economia sostenibile. L'abbiamo dimostrato concretamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Resilienza, PNRR, che ha circa, lo ha ricordato proprio in occasione del G20 Presidente Draghi, ha quasi 7 miliardi di investimenti in cultura. Il rapporto è, diciamo, frutto di grande lavoro di numerosi tecnici esperti, un grande lavoro di Simbra Union Camere, quindi è già pronto da scaricare sul sito per chiunque vorrà approfondire. Da parte mia un grazie a chi è qui con me, quindi a Domenico e al Presidente Prete, grazie a tutti a quelli che ci hanno seguito e leggiamoci il rapporto e facciamo il tesoro. In bocca al lupo, buona estate a tutti.